Oggi un nuovo caffè in cialda! Evviva! Ciao a tutti e benvenuti qui sul nostro canale! Oggi sì, oggi non facciamo parlare ombretta perché abbiamo deciso di fare così e quindi oggi di che cosa parliamo? Fregato! Allora, oggi parliamo di un altro e-shop di cialde compatibili. Lo sapete, noi siamo dei dolce gusto addicted, quindi stiamo provando un sacco di cialde compatibili. Oggi ci occuperemo, faremo le pulci a Caffè dal Mondo, che propone tantissime selezioni di caffè, sì, veramente molto. Sì, abbiamo molto. Tante selezioni, abbiamo selezione verde, argento vivo, argento, vabbè, il decaffeinato, che non ha colore, perché le mani mi sono finite, oro, rossa, è rossa e poi è, scusate, è rossa e poi naturalmente una selezione di varie cose sfuse che ci hanno mandato, ginseng, cioccolato, sì, le bevande è alternative, e anche una sorpresa. Allora, cominciamo dai caffè. Caffè cominciamo. Io ti dico qual è il mio preferito. Ok. Dai, vai. Allora, per me, perché sono maschietto, selezione rossa. Sì, il gusto rosso. E che cos'è selezione rossa? Selezione rossa, te lo dico subito che cos'è. 70% arabica, 30% robusta. Origini? India. Parchment Cappy Royal, India, arabica, Brasile Santo. Soffre un corpo sciropposo e pieno, con minima acidità e un gusto deciso, sì. E quindi rievoca l'armonia delle spezie e delle nocciole appena tostate, grazie al suo equilibrio in grado di soddisfare molteplici gusti. Questo qua soprattutto la mattina dà veramente quello sprint in più e lo indica. Ci sento anche come un aroma tabaccato, va bene, quindi anche se non fumate lo sentite lo stesso. Ha un aroma chiuso, diciamo, chiuso, così chiuso, molto forte e chiuso. Sì, è un motivo per cui io lo amo di meno, perché io sono quella che mette lo zucchero nel caffè e quando si mette lo zucchero in questo tipo di caffè si perde gran parte della, certo. della piacevolezza del Ma, caffè vedete stesso. Che i caffè comunque variano in base allo zucchero, se mettete zucchero dolcificante, zucchero di canna, se vi certo. fate qualche altra cosa prima, insomma è questo. Bene, bene. Il mio preferito invece, e io ve lo consiglio. Bravo. Il mio preferito invece è questo qua, selezione argento. Cosa c'è dentro? Selezione argento non riporta la composizione, ma dice che ha origini. Questo qua? No, quel sì. Ma non riporta la composizione tipo arabica, quindi sarà miscele miste di origini Indonesia Java, India Cherry, Vietnam Contum, Brasile Santos, intenso e corposo. È vero, è intenso, è corposo e soprattutto ha un retrogusto leggermente fruttato. Che frutto ci senti? Che frutto ci senti? Però a differenza del tuo, che viene indicato con un'intensità 8, il mio ha un'intensità 12. Pazzesco! È molto buono, è un caffè proprio che sa di caffè. Non trovate un elemento preponderante rispetto all'altro, bevete un buon caffè scegliendo la selezione argento vivo. Quindi, diciamo che questo è un caffè più adatto a tutti, un caffè che potrete offrire tranquillamente a fine pasto, perché anche se avete una molteplicità di commensali, anche per i bambini, anche per i bambini va bene. No, accorderà tutti gli aromi. Ma per i bambini, scherzo ovviamente, per i bambini nessun tipo di caffè, ma il decaffeinato ha una nota di merito. Sentite, guardate, non è perché ce l'hanno mandato, ma vi posso garantire che finendo le altre cialde, io non amo il decaffeinato perché non mi dà esattamente quella nota, la nota sprint, come si chiama la nota sprint del mattino? Quella che non ti sveglia, insomma. Ecco, è decaffeinato, però credetemi, è uno di quei decaffeinati molto che non buono, sembra decaffeinato. Ed è infatti un 80% arabica e un 20% robusta ed ha un'ottima struttura come caffè, non è acquoso per intenderci, è corposo. No, è corposo, è un è bel caffè. È buono, non vi accorgete di bere sì, un decaffeinato. Tra tutti quelli che abbiamo provato, forse Caffè dal Mondo devo dire ha che la selezione migliore. Al nostro palato ovviamente ha il gusto migliore come decaffeinato, quindi se per qualunque motivo non potete bere certo. un caffè normale e cercate un buon decaffeinato, questo è quello che fa per voi. E per tutti quegli amici ha un colpo, che sì, ha un colpo
un corpo pieno, robusto. Tutti questi caffè, quando vengono erogati dalla Dolce Gusto, hanno una pressione pazzesca, escono a getto tipo con un getto forte e spumoso. Nella tazza fanno la schiumetta. Tutti, no? Sì, sì, nella, sì. Lo chiedo a lui perché è lui che prepara il caffè la mattina, ogni tanto qualcuno mi sfugge. Preparano, hanno tutti una bella erogazione sotto pressione, arrivano belli caldi, ma nello stesso tempo, seppur il caffè è molto caldo nella Dolce Gusto, anche il decaffeinato riuscire a percepire gli aromi della miscela. Molto molto buono. Lo posso consigliare a tutti quelli che magari la sera dopo un pasto, una cena, quindi non si vogliono levare il gusto del caffè e quindi poter dormire durante la notte, possono quindi usufruire di questo simpatico decaffeinato al modico prezzo di 100.000 euro a cialtro. No, i prezzi invece ve li scriviamo qua sotto e vi mettiamo il richiamo al sito e alle varie tipologie anche di macchinette, perché loro le loro miscele non le vendono, mi pare, soltanto per la Dolce Gusto. Io ho attenzionato ovviamente solo quelle, ma anche, sì. Questa recensione è valida anche per altri formati, perché le miscele sono le medesime. Bene, bene. Poi andiamo. Buona, allora. Buona. La oro. Selezione oro a me non è piaciuta tanto. Sì, perché? Vi spiego perché. Perché è una selezione seria, cioè ecco. Qualcosa che, se non siete veramente amanti del caffè, qua se dice, non vi piace... Qua dice, senti, personalità sensuale e compatta, tipo è una mini donna, una sensualità compatta, che cos'è? Non lo voglio sapere. Sensuale e compatta, squisita acidità, rievoca profumi di frutti di bosco, uva... Ma tu queste cose le avresti dovute sentire? No, invece io qua non le ho sentite. Ma chi è che ti messaggio? Non lo so. Qua dice che la squisita acidità rievoca profumi di frutti di bosco e uva sul tannino. Vabbè, ma non è la confezione. Tu cosa sentivi? Io? Bene. La confezione vuol dire quello che vuole. Tu cosa bene? No, sentivi io, bene? No, dico, a me, devo essere sincero, sono piaciuti tutti, un po' di meno, no, tranne, un po' di meno quello verde, ma ora andiamo a vedere. Cosa sentivo io? Bella domanda. Brividi? Dai, brividi. Lascia perdere. Allora, ragazzi. Un fremito nel cuore. Sì, la sensualità la sentivo. Infatti mi sentivo più sensuale. Io sento più sensuale invece l'argento vivo. Quello è il secondo in ordine tu che cosa di preferenza. E la sultanina la sentivi? Io lo trovo ancora molto chiuso, molto forte, ma ripeto, io zucchero il caffè, quindi sfalzo tutte le note del sapore. Diciamo. Forse questo qua è più buono accompagnato a un dessert. Che dici? Visto sì, che c'è il croccante, sì, la gianduia, l'uva. Ma tu non con ti un devi panettone. Fare fuorviare da quello che c'è ma scritto no, sulla io confezione. Non tu devi dare retta alle tue papille gustative. Sì. Le mie papille gustative dicevano che effettivamente questo è un caffè molto molto robusto. Io amo i caffè robusti, ma con un retrogusto molto più intenso. Questo invece proprio è caffè forte, e quindi è per gli amanti del caffè. Io che sono un po' una femminuccia preferisco i caffè più deboli, i caffè meno strutturati, i caffè che sono meno amari, ecco, in questo senso. Bene, e quindi capite bene, però è molto buono, sì, è una selezione molto buona ed è la mia seconda preferita. Ma tu sei però sensuale e compatta. Grazie. Prego. Allora, andiamo all'ultimo, selezione verde. A me questo qua, tra tutti quelli, è quello che mi è piaciuto leggermente di meno. Però anche lui ha quel quid in più. Diciamo che qua l'ho sentito più, come dire, più presente, più speziato. Non saprei come dire. Perché questo, allora, mentre quello di prima, la selezione oro, era un 100% arabica, non lo abbiamo detto, questo è un 70% selezione robusta. Ah, hai visto che l'ho sentito? E ha soltanto il 30% di arabica. Noi siamo più preponderanti per l'arabica. Io sono per una miscela, diciamo, al 50%. 50% arabica è... molto altro, quindi nel molto mezzo, alto. sì, nel mezzo molto altro. La selezione verde ha un'intensità 10, a Gabriele piacciono i caffè più... avvolgenti. No, a te piacciono no. Più decisi, hanno un'intensità minore, quelli che piacciono a lui, ma un sapore più netto, più di caffè. A me invece piacciono di più i caffè meno decisi, come
come vigore. Quando ti arriva al palato non è subito caffè, ma una serie di bouquet che si aprono successivamente. Cioè io sono una degustatrice di retropalato, lui è un degustatore di papilla gustativa, insomma, no, diciamo così. Lui fa il sorso di retro qualche cosa. No, lui fa il sorso e butta giù tutta la tazzina. Sì, sì. Ecco, io la sorseggio. Quindi sorseggiando a me rimangono tutti i micro sentori, lui butta giù, è andato, ormai è bello che è fatto il caffè. Quindi se fate selezione questo, birra, diciamo, lo accetto di più. Questo caffè a me non è dispiaciuto, è leggermente più leggero rispetto agli altri che abbiamo provati, anche se qua lo dà come intensità 10, ma io intendo, ma penso che loro intendano per intensità appunto tutto il bouquet che si schiude all'assaggio, non penso che intendano lo strong che si prova nel momento in cui lo tu si beve. Tu dovresti scrivere i bugiardini delle farmacie, ma anche sarebbero no. Più simili. La cosa che è di Caffè sì, dal Mondo sì, su sì. Cui voglio... Aspetta che allora, te li prendo. Caffè dal Mondo ci è piaciuto molto come selezione di caffè, proprio per la differenza che c'è tra un sapore e un altro. Diciamo che tra tutti i caffè che abbiamo provato era bella netta, c'era una netta differenza, quindi c'è un range di gusto che abbraccia più consumatori. Speriamo di avervi saputo indirizzare io verso quello che si fa. Io continuo a rimanere piacevolmente stupito dal decaffeinato, perché veramente sì, non me l'aspettavo. Sì, sì, buono. E se un'azienda vende caffè e soprattutto ti propone di recensire i propri caffè, noi ci aspettiamo che venda caffè buoni. Quello che non ci aspettiamo, e infatti io quando mi hanno chiesto cosa volessi non glieli ho chiesti, erano le bevande alternative, tipo tè, ginseng, cortado, cappuccino e quant'altro, perché francamente sono di solito, quando compri in questi e-shop, quasi tutte sulla stessa linea e quasi tutte appena sufficienti, cioè non c'è mai quella che ti dice wow, questa la voglio, tranne una volta sola, capito? Ma non ricordo più per quale azienda, era un cortado. Questa azienda invece ha delle bevande stratosferiche. Io ve ne portate qua 4, in realtà loro ci hanno mandato una campionatura mista di 5, ce n'era una che era talmente buona che è finita, che l'ho bevuta tutta io e non vi ho aspettato per fare la recensione, me la sono ciucciata tutta, ragazzi, mi dispiace, la golosità ha vinto perché era buona. E che cos'è? Beh, era la cioccolata. Allora, voi sapete che la cioccolata della Dolce Gusto è una cioccolata tipicamente da macchinetta. Bene, anche questa è una cioccolata tipicamente da macchinetta. Non potete immaginare, non immaginatela come un cioccolato tipo in tazza e magari fatto in casa. No, però, spumosa, aromatica. Si sentiva proprio il sapore del cioccolato. Ma anche quello del latte l'ho fatta assaggiare ad Enzo e mi ha detto: sa come il mio lattuccio è cioccolato del mattino, però con due dita di schiuma. Veramente 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 buonissima. È una bevanda che ha accompagnato questi pomeriggi un po' più freddi con un relativo apporto calorico veramente poco, mi pare sia sugli 87, non ricordo adesso, direi una cretinata, controllatelo sul sito, ma buona. E poi il tè al limone è buono, vabbè, ma io il tè sì, lo consiglio magari se avete un ufficio, se non avete se avete movimenti di stomaco. No, diciamo che il tè è la cosa che compro meno io come consumatrice. Il ginseng è molto buono, anche questi vengono erogati a pressione. Buonissimo! Il cortado viene anche veramente. Il cortado è uno schiumoso proprio. Se lo fate, allora vi spiego. Io una volta ho preso una cioccolata. Cortado vi consiglio di farlo in tazza grande, però. Bravi. Tazza piccola. Se lo fate in tazzina è una belva di cortado con una carica di caffè eccezionale. Ma se lo fate in tazza grande vi viene una sorta di mini cappuccino. Sì. Buonissimo, sì. Buonissimo. È una piacevole novità, non l'avevo mai assaggiata con nessuna azienda, ma è spettacolare, ragazzi. È il crème brûlée, è una tazza di crème brûlée fusa, buonissima, un intenso odore di crème brûlée, un buon sapore. Ma quale dolce lo accompagneresti? No, lui viaggia da solo.
Lui viaggia da solo. Io lo accompagnerei al crème brûlée. No, io no. Lui viaggia da solo, al limite con qualche biscottino. È veramente buonissimo. Che tipo di biscottino? È veramente buonissimo. Nessuna di queste bevande è dolce allo stucchevole, sono tutte amabili e piacevolmente bevibili. A seconda di quanto le allungate risultano più o meno dolci, va da sé, è ovvio, ma sono veramente buone. Le bevande che non sono caffè, quelle sono buone. Ma se un'azienda di caffè mi chiede di recensire il caffè, sarebbe un kamikaze a mandarmi del caffè brutto, no? Ma queste, ragazzi, è difficile veramente trovarle buone negli shop. E questi shop caffè dal mondo ce li ha. Bene, quindi questo, che voto diamo a caffè dal mondo? 10! Io darei un bell'otto, sì, 8. Mi è piaciuto veramente. Io mille! Enzo mille, bravo, che non beve caffè. Bene. Questo video è un video in collaborazione, ma ci teniamo a dire che non siamo stati pagati per fare questa recensione. Lei non è stata pagata, io aspetto ancora qualcosina. Bene, nessuno è stato pagato. Naturalmente vi abbiamo fatto la recensione di tutti quei gusti che ci sono realmente piaciuti, quindi voi potete provare, come non provare questi gusti. Comunque è una valida alternativa nel mondo stratosferico delle cialde. Benissimo, e facendo così mi è venuta un'idea per Arte per Te, ragazzi. Quindi, detto ciò, noi ringraziamo quindi Caffè dal Mondo per averci dato la fiducia di recensire il loro prodotto. Speriamo di avervi indirizzato nel migliore dei modi, naturalmente tutto secondo il nostro palato e secondo i nostri gusti. Se volete dare un'occhiata al sito, vi mettiamo i riferimenti qua sotto, se no fa niente. È stato bello parlare anche di questo caffè. Bene, quindi buon caffè a tutti, grazie per essere arrivati a 20.000 iscritti. Naturalmente continuate a iscrivervi, e anche se c'è un'ombretta, ma dobbiamo sopportarla, perché è l'unica che sa cucinare. È in un canale di cucina, qualcosa, quindi questo sport serve a qualcosa, brava. Va bene. Quindi ringraziamo Ombretta, noi ci vediamo al prossimo video, sicuramente una video ricetta. Sempre sulle vostre tavole. Ciao!